In fondo vogliamo aprire con questo tema sulla responsabilità politica dell'autore, che come chi legge Nazioni Gana, cioè sapete praticamente solo noi, sa, è da un po' di mesi che stiamo portando avanti questo dibattito, che in fondo è involontariamente scaturito proprio da un commento di Andrea Cortellessa in uno dei tanti post, pubblicato se non mi sbaglio era la stroncatura di Marco Belpoliti al libro di Ammaniti, ne diceva la peste e corna, e qualcun altro, a questo punto di vari commenti, ha detto, ah, leggete anche la recensione che ne ha fatto Nori, e poi qualcuno ha detto, ma vi siete resi conto che Nori l'ha pubblicata su Libero, e è arrivato Cortellessa e ha detto qualcosa del tipo, porca miseria, sì, no? Ci è rimasto malissimo. Da lì si è scatenata tutta una lunga discussione, dentro in redazione di Nazioni Indiane, in realtà era già un po' di tempo che si parlava di film di questo tipo, con un buon anticipo, devo dire, rispetto poi a quello che è accaduto dopo anche con l'avete letto tutti, immagino sui giornali, non solo, quell'appello lanciato da tutta l'editoria italiana, esclusa una certa parte dell'editoria italiana, quella più pesante, che ha glissato clamorosamente sull'argomento, e da lì abbiamo chiesto a tutta una serie di scrittori di età e generazioni differenti fra di loro, e anche scrittori, poeti, narratori che fanno cose molto diverse fra di loro, di rispondere a una serie di domande. Sapete anche che altri scrittori non hanno molto apprezzato la caratura delle domande, ma quello che spesso io dico, che sono stanco di sentirmi dire che quello che conta non sono le risposte ma sono le domande, sono l'idea che certe volte le risposte sono molto più importanti, insomma. E allora con Andrea vorremmo cercare un po' di fare una sorta di punto della situazione che è ancora in atto e sta andando avanti, perché noi continuiamo a ricevere materiale. Proprio ieri sera prima di partire ci sono arrivate le risposte di Giorgio Vasta, che metteremo probabilmente al più presto, insomma, e tante altre che verranno. Quindi io chiederei ad Andrea di appropinquarsi, rubiamo. Noi avvisiamo che qui verrà deposta la testa di chi ci scriverà per Libero o per il giornale e sarà mostrata poi ai abitanti di Santiago. Mi ricordo se lo sono rubati i giovani scrittori. ecco qua, sta arrivando. Grazie, io nel non sapere bene cosa sarebbe avvenuto oggi, ho fatto una cosa, diciamo, fenomenologica, cioè ho pensato bene di rileggere tutte le risposte al questionario, non tutti i commenti perché sarebbe stato l'enciclopedia, però solo le risposte, ivi compresi i primi due testi pubblicati a cui si fa riferimento nei successivi come inizio del dibattito, cioè quello di Elena Janacek, pubblicare per Berlusconi, punto interrogativo, e quello di Andrea Inglese su letteratura e politica, la penso proprio come George Orwell e Danilo Kiss, e ho fatto un conto di quante cartelle sono, e sono 120 cartelle, che è, se non altro in termini numerici, quantitativi, già un dato interessante. Un'altra cosa di cui mi sono reso conto rileggendo questi materiali che avevo appunto guardato su schermo, come tutti voi naturalmente, man mano che arrivavano, mi sono reso conto di che una delle cose che veniva detta più frequentemente nei commenti, cioè che le risposte erano più o meno sempre le stesse, e quindi non c'era nulla di cui in fondo discutere, si trattava di una specie di conferma di luoghi comuni, oppure di una coinè, di una doxa di sinistra, perché poi naturalmente uno dei presupposti di tutte le critiche che sono state fatte a questa iniziativa era che appunto riflettesse un modo di pensare molto connotato dal punto di vista ideologico. Ecco, questo non è vero. Cioè, ci sono risposte molto diverse la diversità non è solamente nel contenuto delle risposte, ma anche nella loro forma, cioè nello stile che questi, che sono in gran parte scrittori più che critici o addetti ai lavori della macchina editoriale, anche se alcuni di loro lo sono, essendo scrittori, lo stile di queste risposte, che immagino essere state spesso risposte scritte, è parte integrante della loro risposta. Mi sono rapidamente cercato di fare appunto una tipologia, di schizzare una tipologia, spero di non dimenticare nessuno. Allora, c'è un primo livello di risposta, che è quello che ha fatto più discutere, cioè se si dovesse fare una statistica
sul rapporto tra lunghezza del post e lunghezza della striscia di commenti è quello che avrebbe il logaritmo più alto, diciamo, no? Quelli che cioè rispondono in maniera molto tranciante e rapida, no? Diciamo, li ho chiamati i sofistico provocatori, ovviamente il capostipite di questa tipologia è Giulio Mozzi, ma si ascrivono anche Ferruccio Palazzoli e anche nella versione audio-video, che è un'interessante variante che non ha potuto stampare, evidentemente già questo inficia il mio compitino, Alberto Abruzzese. Poi c'è viceversa una tipologia che definirei fluviale acting out, in cui sostanzialmente colui che risponde, nel rispondere si dà una risposta, cioè intanto comincia a parlare, come sto facendo io in fondo del resto, e spera che parlando venga qualcosa fuori. E tra l'altro non è detto che questa sia la tipologia meno interessante e curiosamente, ma non del tutto inaspettatamente, ci sono delle consonanze biografiche, cioè persone molto vicine che hanno lo stesso